tutti, oggi vi dirò le verità oscure su Surreal Power. Siete pronti? Bene, iniziamo! Giorno 2 novembre, anno 1014, ore 12:12. Questo è l'anno in cui Surreal Power è nato ed è diventato un pony di My Little Pony. E va per le strade italiane a dire: io sono un pony, ma come ti poni? Poniamo una pietra sopra. Lo dice esattamente 75.012 volte al giorno. Analizziamo il suo nome. Lui dice di chiamarsi Surreal Power, ma in realtà il suo vero e verissimo nome esatto e ripetibile è Surreal Pony. Traduciamo in inglese, mischiato all'italiano, quello che abbiamo detto pochi secondi fa. Su, cioè una direzione, come se volessimo dire: andiamo su o andiamo giù? Bene, in questo caso su. Real in inglese significa reale, vero o effettivo. Pony significa pony. E quando dico pony, non è cavallo l'animale. Non è nemmeno il cavallo dei pantaloni. Perché non è cavallo? Semplicissimo, perché il cavallo si chiama Donato e sappiamo dai tempi dell'antico e moderno periodo greco-romagnolo che a caval donato non si guarda in bocca. Mentre i pony si può fare, non c'è nessuno che ce lo impedisce. Mentre Surreal Pony stava registrando un video, un mio agente segreto, cioè Albero, ha sentito ciò che Surreal Pony stava dicendo. Albero era proprio sulla sogliola della porta a porta come una vespa special che ti toglie i problemoni. Appena Albero è tornato, abbiamo indagato su di lui. Anzi, abbiamo indacavallo e indaponi su di lui. Dalle nostre indagini è risultato che Surreal Pony è un pony di My Little Pony. Se dichiara di non esserlo, possiamo credere alle sue parole. Per il momento tutti, anzi totti, sanno che Surreal Power è un ponifero. Dal greco pony, cioè cavallo rimpicciolito, e fero, dal greco ascolti Tiziano Fero. Quindi Surreal Pony ascolta Tiziano Fero ed è un pony di My Little Pony. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace! Se non sei ancora iscritto, iscriviti, così potrai guardare tutti i video che pubblicherò in un futuro presente. Giardino a tutti, mi raccomando. Anzi, telecomando!